Giovedì 2 febbraio. Gesù è accompagnato al Tempio da Giuseppe e Maria per fare gli adempimenti previsti dalla legge di Mosè. Lì ci sono due persone molto avanti negli anni, Simeone e Anna, che sono lì ad attendere con perseveranza e con fede la venuta del Salvatore. E gioiscono a quella vita, sobbalzano, riescono a coglierne la presenza, perché il loro sguardo, coltivato nella perseveranza, nella fede, è stato liberato da tanti pregiudizi umani. Vivono aspettando, ma non passivamente aspettando, vivendo giorno dopo giorno nella speranza. Il loro sguardo è uno sguardo di speranza. Quello sguardo che noi molto spesso siamo incapaci a generare in noi stessi. Vediamo dunque come Papa Francesco, nell'omelia del 2 febbraio 2022, legge questo passaggio del Vangelo che è fondamentale per sottolineare la realtà di una conversione alla quale siamo chiamati, guardando sempre oltre. Noi stessi per vedere oltre e cogliere in quell'oltre il veniente, il Signore che è venuto su questa terra, si è incarnato, si è fatto carne, ha manifestato la pienezza del regno di Dio in questo disegno di salvezza che passa anche attraverso la sofferenza, ma che porta in sé la liberazione dall'angoscia della morte. Il dono della vita eterna e la redenzione del peccato dell'umanità. Simeone, mosso dallo Spirito, vede e riconosce Cristo. Mosso dallo Spirito, vede Cristo, perché in lui si è generata la disponibilità da farsi orientare dallo Spirito. E prega dicendo: i miei occhi hanno visto la tua salvezza, non la mia, la tua salvezza, la salvezza che tu, Signore, porti all'umanità. E di questo gioisco. Ecco il grande miracolo della fede. Apre gli occhi, trasforma lo sguardo e cambia la visuale. Un processo trasformativo del nostro modo di porci nel mondo, percepirlo. Vederlo. Come sappiamo da tanti incontri di Gesù nei Vangeli, la fede nasce dallo sguardo compassionevole con cui Dio ci guarda. Sì, Dio ci guarda con compassione. Riassume in sé il dolore e la sofferenza dell'umanità. La condivide, sciogliendo le durezze del nostro cuore, risanando le sue ferite, dandoci occhi nuovi per vedere noi stessi e il mondo. Questa è la modalità attraverso la quale Dio riassume in sé la sofferenza dell'umanità, sciogliendo le durezze del cuore, i nostri cuori troppo spesso sono duri, risanando le ferite del cuore e dandoci occhi nuovi, questo è il miracolo della fede. Occhi nuovi su noi stessi e sugli altri, molto lontano questo da ogni prospettiva moralista. La conversione è il luogo nel quale noi guardiamo a noi stessi e agli altri con occhi nuovi, in virtù del fatto che è lo spirito che entra in noi e facciamo esperienza dello sguardo compassionevole di Dio su di noi, su tutti gli altri, sulle situazioni che viviamo, anche le più dolorose, sì, occhi nuovi su noi stessi, sugli altri, su tutte le situazioni che viviamo, anche le più dolorose. Non si tratta di uno sguardo ingenuo, no. È sapienziale, ma non sapienziale nel senso di presuntuoso, eh? Capace di discernimento.
Lo sguardo ingenuo fugge la realtà o finge di non vedere i problemi. Molto spesso, in nome della semplicità, eludiamo semplicemente i problemi e non sappiamo cogliere una sapienzialità che non ha mai le caratteristiche della supponenza della quale l'essere umano è molto capace e confonde sapienza con pienezza di conoscenza. Questo è un altro tema che andrebbe affrontato nel processo di conversione. Si tratta invece di occhi che sanno vedere dentro e vedere oltre, che non si fermano alle apparenze, ma sanno entrare anche nelle crepe delle fragilità e dei fallimenti per scorgervi la presenza di Dio, anche nelle crepe delle fragilità e dei fallimenti. Sguardo nuovo, quello sguardo che va coltivato con perseveranza nel corso della nostra vita per poter cogliere l'autentica presenza del Salvatore, così come hanno fatto Anna e Simeone. Dal Vangelo secondo Luca, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore, cioè il rispetto della legge. Un adempimento. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. È lì che attende con certezza che vedrà prima della morte il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino, Gesù, per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per i rivelati alle genti, e gloria del tuo popolo Israele. Un canto che è poesia, è espressione autentica di una fede che è dono di Dio. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Si stupiscono. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele. E come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. È la espressione autentica di una profezia, di una visione che va oltre la contingenza. C'era anche una profetessa Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio.
servendo Dio notte e giorno, con dignità e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui, una sapienza che è in armonia con la grazia di Dio. È quella sapienza autentica della quale noi dobbiamo dotarci cambiando radicalmente lo sguardo, la visuale nei confronti di noi stessi e del mondo. Allora sì, potremmo cogliere la presenza di Dio, della salvezza del Signore, giorno dopo giorno, nella pienezza del nostro tempo, come in ogni tempo. Buona giornata a tutti.